Bene Gian Paolo Dalpani, abbiamo terminato questa giornata, abbiamo terminato i lavori, avete terminato i lavori, noi di Agrilinia diciamo, eravamo presenti, abbiamo assistito alla presentazione prima e poi alla visita in campo con tutti gli ospiti provenienti da tutto il mondo. Pensavamo una visita europea, ma qui sono arrivati anche eh, personaggi interessati che arrivano da fuori dall'Europa. Sì, beh, avevamo dal Cile. Dalla Tasmania, dall'Australia, Nuova Zelanda, quindi, e poi tutti i paesi europei che sono interessati al ciliegio. Per cui... Questo anche i paesi del nord che io sinceramente tempo fa non immaginavo neanche potessimo fare ciliegie tipo in Norvegia. No? Invece, invece avevamo anche dei norvegesi che hanno confermato che faranno dei, degli impianti. Hanno iniziato a fare i test la, due anni fa e i test stanno andando bene. Questo anche perché le temperature anche in quel paese non sono più così alte come erano, così basse come erano un tempo, si sono rialzate. Bene, allora ehm, noi abbiamo, terminiamo questa giornata dedicata diciamo, al vostra, alla vostra giornata dedicata alla ciliegia. Queste cinque varietà hanno riscosso un grande successo sull'albero e non solo, anche confrontandole con altre varietà senza fare nome per non scendere poi in polemica. Diciamo un'esperienza positiva questa, no? Beh, e oggi abbiamo potuto vedere sia nei campi sperimentali di Fruitmaster eh, a Geldermassen che qui a Cotten eh, da Vernoi eh, le varie varietà. Abbiamo qui in sperimentazione ne abbiamo 12 delle, però le Medas, adesso ne abbiamo praticamente licenziate 6 e sono quelle che eh, promettono di più però sinceramente è un altro livello di varietà, cioè, qui non parliamo più diciamo, di, di, di ciliegio perché parliamo di qualche cosa che eh, supera quello che è stato conosciuto fino ad ora. Io infatti ho visto, ho potuto vedere da, dalle raccolte ad esempio, che sono arrivate in Europa del Cile, che queste varietà hanno una conservazione estremamente lunga. Abbiamo fatto un evento addirittura a 100 giorni dalla raccolta. Non erano più come sono chiaramente staccate il primo mese o il primo mese e mezzo, però obiettivamente avere dopo 100 giorni delle ciliegie con il peduncolo verde è veramente una cosa che io non ero abituato a vedere. E infatti hanno confermato che anche nei paesi più freddi si possono produrre ciliegie grazie a queste nuove varietà. Noi non a caso, terminiamo in questo parco di ciliegie, eh? non a caso. Beh, questo è un parco che è praticamente un museo di varietà, qui ci sono, oltre al museo dei vernoi che sono praticamente stati anche diciamo, premiati da Regina D'Olanda eh, come produttori e come imprenditori dell'anno, non mi ricordo nel 2017-2018, però questo è un museo a cielo aperto. Qui praticamente eh, da Amsterdam che dista circa 70 km vengono a comprare dei ciglietti. E poi hanno tutti questi ciliegi di, di, di diverse varietà, eh, che sono diverse dalle, da quelle che abbiamo presentato noi oggi perché la vecchia genetica diciamo non puntava tanto sul calibro quanto magari sulla produttività, no? perché il 60 anni fa, 50 anni fa c'era il problema di mangiare. Infatti vediamo grandi alberi con scale oltre i 30 metri, ma questo è solo museale. Noi abbiamo visto invece le strutture che cambiano in campo, sono un po' più grandi delle solite che vediamo in Italia, in Europa, forse anche questo possiamo copiarlo. Qui, ci sono, qui è, è tipico fare le coperture. Cioè io mi, purtroppo mi, mi ripeto, lo dico quando parlo di kiwi, lo ridico quando parlo di ciliegio, che eh, se vogliamo continuare a fare la frutticoltura, con i problemi che ci sono ci dobbiamo proteggere, perché proteggendo c'è caso che riusciamo a raccogliere tutti gli anni, diversamente magari solo tre o quattro volte ogni dieci anni. Quindi questo è, 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 è il futuro. Io credo che qui in Olanda chiaramente avendo un clima che non è molto favorevole perché qui ha piovuto mi diceva da ottobre ad ora più di 1000 mm in questa zona per cui 1000 mm obiettivamente vuol dire che ha piovuto tanti tanti giorni quindi sul tetto abbiamo antipioggia qui sul tetto abbiamo degli antipioggi fatti con delle reti delle reti antipioggia e in parte plastica, e sono strutture alte circa 6 metri e hanno chiaramente lo sfogo dell'acqua al centro. Terminiamo con questi bambini e sullo sfondo non a caso noi abbiamo scelto questa location per concludere questa giornata perché appunto deve, le aziende agricole possono essere anche trasversali, unire la produzione agricola con l'agriturismo, con il turismo, valorizzando il prodotto. Sì, beh, qui abbiamo un agriturismo diciamo, di altissima qualità. Perché abbiamo un, un ristorante, abbiamo tutto uno spazio esterno che è circa di un ettaro e mezzo, dove i bambini possono giocare, sono in un, lugar, in un posto chiuso. Tutti i ciliegi sono. E qui sono tutti ciliegi, qui sono tutte varietà di ciliegie. Questi sono ciliegi che alcuni hanno i 60 anni, ma la media ne hanno 40, 42. E, appunto avete terminato questa giornata in maniera straordinaria. Io vorrei chiamare anche il nostro amico Cileno che è il tuo socio, mi sembra. Sì, no? Aleandro Navarro, sì. Aleandro vieni, per concludere la giornata era giusto, doveroso. Noi ci complimentiamo, ci complimentiamo con, con te e con tutta la vostra organizzazione internazionale. Vieni, vieni, rimani qua Giappolo. Aleandro. Tutto sommo uno. <ride> E questo è importante. Noi sì, sì. Terminiamo questi, questi lavori in un parco giochi perché anche questo deve, deve dare un segnale preciso: il prodotto valorizza i territori. Eh? Assolutamente, Questo è un lugar special per noi perché siamo in uno dei huertos più grandi di de Holanda, della famiglia Bernoy quienes creyeron in noi desde un inizio e qui è il primo contratto commerciale che partiamo in Europa e credo che sia un, un, un puntapiede iniziale a un, un molto lindo progetto. Quindi già pronto anche questa azienda nell'avere un rapporto concreto? Beh, questa sì, io sono venuto un paio di volte l'anno scorso per poter definire le cose e abbiamo definito... Che loro saranno esclusivi in Olanda per un periodo con le varietà meda e quindi faranno un progetto iniziale di 20 ettari, eh, perché qui, qui, qui siamo in Olanda, non siamo in un paese diciamo, di grandissima tradizione di ciliegie, eh, però loro faranno 20 ettari. Voi considerate che adesso hanno una superficie di 15, quindi vuol dire che credono molto nel progetto. Incontrandosi? Con il mondo, oggi avete portato diversi rappresentanti, l'abbiamo visto molto impegnato. Concludendo questa giornata, cosa torniamo in Cile con una diciamo, voglia di continuare questo, questo nostro mestiere, questo vostro mestiere di divulgatori, produttori. Sì, mi voglio molto soddisfatto, perché quando uno lavora per tanto tempo e. Lo primero que hace en estos proyectos es la pasión que te mueve. Y que terceros te reconozcan el producto, que tiene un valor. Eh, hay un reconocimiento que es antes que el dinero, que el, el reconocimiento personal de que hay un, un labor correcto, por un, vamos por buen camino. de le ha acompañado en el campo prova. ¿Ha visto la expresión de Sí. Yo diría que el común, de tipo. Stiamo parlando di Noruega, Polonia, de, de Italia, Spagna, Olanda, Alemania, è venuta molta gente da Alemania, tutti parlano lo stesso. Incredibile, questo era la verità. San Paolo, bene, allora ci rivediamo in Italia. Bello questa diciamo, quest unione tra Cile e Italia che rafforza... Un impegno commerciale per quanto riguarda le ciliegie? Sì, il bello è che tutti riescono a vedere quello che ho visto io quattro anni fa. Io quattro anni fa eh, ho visto, prima avevo creduto alle sue parole, poi la prima volta che ho visto queste varietà erano. Mi sono sembrate straordinarie, poi ho avuto quelle due o tre conferme che mi fanno dire che questo era un progetto sul quale bisognava investire il massimo che si poteva: tempo, denaro, eh, perché vale veramente la pena non lasciar perdere quello che è stato creato. Possiamo dire che da oggi Meda International inizia il gioco. Beh eh. sì, sicuramente da oggi inizia quello commerciale, quello di selezione, lo voglio ricordare, è iniziato più di dieci anni fa. no Quando c'è stato un signore che è qui con noi, che ha la camicia bianca, che ha cominciato ad andare negli Stati Uniti come un matto tutti i, ma i mesi di maggio lo passava là negli Stati Uniti con un altro matto, perché, perché intanto bisogna, per fare queste cose passione. ci vogliono dei matti della passione. Vabbè, io diciamo che è passione. un po' oltre la passione perché lì c'è da investire dei soldi, stare lontano dalla famiglia, stare là 20 giorni o 30 giorni a mangiare delle ciliegie in 40 ettari di campo sperimentale. Che 40 ettari di campo sperimentale voi capite che dove ogni metro c'è una varietà nuova capite che non è facile andare a scegliere quella giusta. Lui l'ha fatto e merito al fatto che è stato bravo. Leandro, complimenti, buon rientro in Cile. Grazie. Ti auguro, vi auguro. Grande successo perché questo è un progetto che dà valore aggiunto all'impresa agricola non italiana, mondiale. Segui AgriLinea anche su YouTube.